Il futuro della Chiesa, in una società che cambia rapidamente, esige già fin d'ora una partecipazione dei laici molto più attiva. Lo ha detto Papa Francesco a 2000 tra vescovi, clero e religiosi della Pennsylvania che con lui hanno concelebrato la messa nella Cattedrale di Filadelfia e ai 500 laici che hanno partecipato. Nel suo primo appuntamento nella città che ospita l'ottavo incontro mondiale delle famiglie, Papa Francesco è stato accolto da un coro di bambini e nell'omelia ha fatto riferimento alla ricchezza di santuari e campanili di Filadelfia, mura che però non hanno ingabbiato generazioni di cattolici impegnati che anche nelle periferie si sono occupati dell'educazione e dell'assistenza spirituale e materiale degli ultimi. Tra loro Papa Francesco ha ricordato Santa Caterina Drexel, che da giovane laica parlò a Papa Leone XIII della necessità delle missioni. E il pontefice le chiese: «E tu che cosa farai?» Parole che hanno cambiato la sua vita, trasformandola in religiosa missionaria tra gli indiani e i neri d'America. Quanti giovani nelle nostre parrocchie e scuole hanno gli stessi alti ideali? Ha chiesto il pontefice. Li mettiamo alla prova e diamo spazio al loro entusiasmo? Questa è una delle grandi sfide per la Chiesa oggi, ha concluso Papa Bergoglio, far crescere in tutti i fedeli il senso di responsabilità personale nella missione della Chiesa, renderli discepoli missionari, fermento del Vangelo nel nostro mondo.